Fratelli e sorelle, eccomi qua per il secondo mantra della luna piena di maggio del Buddha. Questo secondo mantra è importantissimo perché si narra siano le ultime parole, l'ultimo insegnamento che il Buddha ha dato ai propri discepoli. La leggenda racconta infatti che in punto di morte i discepoli gli avessero chiesto se poteva e se avesse voglia di dare loro un ultimo insegnamento. Quindi questo, in un certo senso, è considerato l'ultimo insegnamento del Buddha, al che lui ha risposto con tre parole che sono Appo, Dipo, Bhava, che significa sii tu stesso una luce, sii una luce in te stesso o in te stessa naturalmente, c'erano anche le donne nell'ultimo periodo discepole, devote e monache del Buddha. Quindi sii una luce in te stesso e sii una luce in te stessa. Quello che lo troverete in inglese è be a light unto yourself, è molto famoso, quindi è Appo Dipo Bhava. Questo qua lo faccio un po' alto, lo canto un po' alto ed è in sol, è facilissimo, è una metrica a tre, quindi non aspettatevi che arrivi la quarta strofa. 1, 2, 3 e riprende, ok? Va così. Oh,
Bene, buona luna piena di maggio del Buddha e sii tu stesso una luce, sii tu stessa una luce, ok? Ciao, I love you. Alla prossima, cliccate, iscriviti al canale, ok? Ciao. Mi sono vestito per l'occorrenza.